È uscito il mio primo libro. È emozionante, è forte. Credo che erano almeno 20 anni che dicevo che avrei pubblicato un libro e finalmente questo oggi è realtà. È possibile, è disponibile, è in vendita. Questo libro è il culmine di un lungo percorso iniziato circa 10 anni fa, attraverso una ricerca interiore in cui ho iniziato a maturare l'idea, la volontà di aiutare molti artisti partendo da una mia esigenza personale e un bisogno di ricevere quei consigli, quel supporto, quel bisogno di solidarietà nell'arte che molto spesso non c'è. Motivo per il quale ho iniziato a realizzare dei video gratuitamente come delle pillole per attori sui social e poi ho iniziato a progettare il mio corso di formazione. Oggi il libro è, credo, veramente il percorso più completo. Arrivare come a un culmine, appunto, qualcosa che ha una missione ben precisa e sicuramente poter vedere qualcosa di fisico, perché realizzare un video e pubblicarlo online, realizzare un videocorso è una cosa, ma un libro è un'altra cosa. È un viaggio che permette all'artista di entrare nei meandri dell'anima e di farsi delle domande, di interrogarsi e di capire se realmente il percorso giusto che ha scelto. Naturalmente anche il titolo provocatorio Artista Vincente, chi è l'artista vincente? Come si può definire un artista vincente? Vincente è arrivare a fine settimana o arrivare a fine giornata e sentirsi soddisfatti di se stessi, fare ammenda su se stessi e sapere di essere riusciti e stare bene con la coscienza. In un mondo dove veramente scorre tutto così veloce, c'è difficoltà nel avere un lavoro stabile, difficoltà in avere relazioni stabili, insomma, tutto è così rapido, tutto così veloce, si fa fatica a radicarsi in qualsivoglia ambito. Ci tengo a fare un ringraziamento speciale. Il tornare alle origini per me ha rappresentato un passo importante per riuscire a trovare la forza di pubblicare questo mio primo libro. E tornare alle origini significa recuperare la mia famiglia, i miei amici di sempre, ma soprattutto vorrei ringraziare Davide Oria, nonché autore della prefazione di questo libro, che mi ha dato sicuramente un incipit molto forte, una grande energia che mi ha permesso, insomma, di portare a compimento questo progetto. Ogni parola, pensiero e intenzione ha il potere di plasmare la nostra realtà, rendendo la comunicazione un atto di responsabilità e crescita personale. Questo libro non è solo un manuale tecnico, ma un vero e proprio invito all'azione. Che tu sia all'inizio del tuo viaggio o un artista affermato, troverai l'ispirazione di cui hai bisogno per evolverti continuamente, riscoprire la tua voce e contribuire a un mondo più autentico e consapevole. La tua missione ti aspetta. È giunto il momento di diventare l'artista vincente che sei destinato ad essere.